Buonasera e benvenuti in questo episodio extra di Pokémon Fire Ash. Nello scorso episodio abbiamo visto il finale di questo videogioco fanmade che ha ripercorso le avventure di Ash fin dall'inizio di Kanto. Come vedete siamo nel laboratorio del professor Oak e proprio qui abbiamo ottenuto il nostro Pikachu fino ad Alola, fino alla fine di Alola. Ora ho composto il mio Dream Team, ovvero Pikachu, Charizard, Donphan, Sceptile, Heracross e Greninja. Questi sono i miei Pokémon, diciamo, preferiti e anche più forti che penso Ash abbia avuto nel corso delle sue avventure. Questo quindi è il nostro Dream Team e con questo andremo a risfidare alcuni dei principali avversari e amici di Ash. Partiremo con questo video proprio con gli amici di Ash, quindi andiamo ad affrontarli. Se non sbaglio qui si possono appunto trovare tutte le battaglie che si possono fare e dove sono collocate. Partiremo da qui con Misty, appunto Cerulean City, poi Brock a Pewter City, Tracy Pallet Town e poi andremo con quelli di Yoto, quindi Mei, Dawn, andando avanti con le varie regioni fino a ritornare agli amici di Ash ad Alola. Quindi iniziamo subito con Tracy che è qui sotto. Salve, vuoi una battaglia? Beh, anche io immagino proprio di sì. Quindi risfidiamo Tracy alla fine della nostra avventura. Che manda in campo Venonat al 51. Ok, andiamo con Thunder Punch con Pikachu paralizzato, bene, e poi di nuovo Thunder Punch. Beh, Tracy è abbastanza facile da buttare giù. Poi Scyther. Allora, contro Scyther invece manderei lo Charizard, mi sembra anche un po' troppo forte per Scyther, poverino. Mandiamo Greninja, rispolveriamo un po' il nostro Greninja, eccolo qui, e andiamo di Ice Beam, super efficace, buono. Lui si aumenta l'attacco ma noi rispondiamo ancora con Ice Beam. Perfetto, e Greninja si evolve in Greninja di Ash. Poi Meryl, lasciamo Greninja e andiamo di Dark Pulse. Ah, è vero che è di tipo folletto lui, vabbè, non gli basta comunque a resistere a questi attacchi. Perfetto, abbiamo sconfitto di nuovo Tracy. Perfetto, allora proseguiamo. Ora possiamo usare di nuovo volo, fortunatamente, quindi Charizard volo e andiamo a Plumbeopoli, qui, per sfidare Brock. Mettiamoci davanti, direi Greninja, così si fa anche un livellino. Questa sarà la squadra con cui risfiderò tutti i personaggi appunto importanti di Ash. Questo, ve lo ripeto, è l'episodio in cui partiamo a sfidare i suoi amici. E andiamo da Brock, quindi. Guardate tutti i suoi Pokémon qui, che bello. Cosa sta facendo qui? Sei venuto a rivedermi? Mi sto ancora allenando per diventare un dottore. Come stanno andando invece i tuoi obiettivi? Ah, non importa. Sarà più facile se solamente tu me lo dimostri. Va bene. Steelix contro Greninja. Andiamo di Surf. Stone Edge fortunatamente fallisce e lui ritira il suo Mega Steelix e manda in campo Geodude. Beh, non ti salverà, caro. Ok, lui è stardi. Poi andiamo di Extra Senso, giusto per tirargli via quell'ultimo HP. Ecco fatto, e diventa di nuovo Greninja di Ash. Poi Krogunk, lasciamo in campo Greninja e andiamo ancora di Extra Senso, super efficace, e Krogunk non può resistere. Poi Steelix, lasciamo in campo Greninja e andiamo di Surf. Ecco qui. E Greninja sale a livello 60. Infine Fortress, cambiamo Pokémon. Contro Fortress io manderei Heracross. Facciamo sgranchire anche Heracross. E andiamo di Heartquake. Forse è meglio andare di Cross Combat. Quasi tirato giù, dai. Azione ci farà relativamente male, ma noi adesso andiamo ancora di Earthquake. Infine Crobat, sì. Cambiamo Pokémon contro Crobat e mandiamo Pikachu.
Allora, ecco le spine, le punte che ci fanno male. Andiamo di Thunder Punch. Facciamogli parecchio male e lo paralizziamo pure. Attenzione, Turbine. Chi tira in campo? Greninja. Beh, non ti è andata bene. Non ti è andata bene per niente. Geloraggio. Infine Comfey, va bene, tipo folletto, quindi servirebbe un attacco di tipo veleno che non abbiamo. O forse Sceptile aveva fango bomba, aspettate. Non credo, forse veleno in puntura aveva. Vediamo. Non penso però, sinceramente. A tossina, ok no. Allora andiamo di Xissor. È poco efficace, mannaggia lui. Leaf Blade. Ok, normalmente efficace. Ancora di Leaf Blade. Perfetto, abbiamo tirato giù anche Comfey. E abbiamo sconfitto Brock. Mi dici qualcosa ora? Ok, mi può poi massaggiare i Pokémon in caso volessimo aumentare l'amicizia di qualche Pokémon. Ogni volta che lo battete, se non sbaglio, vi dà la possibilità poi di massaggiare uno dei vostri Pokémon. Allora, ora andiamo invece a Cerulean City per andare a risfidare Misty, ovviamente. Diamo una curata ai nostri Pokémon. Ecco qua. Perfetto, e già che ci siamo, vediamo se possiamo dare qualche strumento interessante ai nostri Pokémon, tipo qualche Mega Pietra. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Blaziken, Eracronite, per esempio. Non sarebbe male. Oppure vediamo cosa abbiamo qui. Dovrebbe avere anche la Sceptile, giusto? Vediamo, eh. Abbiamo la Charizard Ypsilonite. Niente male. Poi vediamo un po'. Vedi, la Sceptile ce l'abbiamo. Potrà Mega Evolvere. Oppure Charizard X. Potremmo farlo diventare Charizard X il nostro, eh? Sarebbe fortissimo. Sarebbe quasi impossibile da buttare giù. Ok, le Mega Pietre sono finite. Io sicuramente darei a Charizard, la Mega Charizard Xite. Give. Poi a Sceptile, dov'è? Vediamo se lo riprendiamo. No, abbiamo preso l'Eracronite. Diamo la Veracross. E Sceptile l'ho mancato allora. Dov'è, dov'è, dov'è? Scizorite. Sceptelite, give. A Sceptile. Perfetto. Poi diamo invece ad Onfan la Soft Sand per aumentare la sua potenza. Anzi, forse il Quick Claw sarebbe più divertente da dargli, eh. Un bel Quick Claw, vediamo se ce l'abbiamo. Dovremmo avercelo in teoria da dare a ad Onfan. Allora, sempre se lo troviamo, perché ci sono talmente tante cose qui. Eccolo qua, Quick Claw, give. A lui. Ed infine a Greninja cosa potremmo dare? A Greninja, cosa potremmo dare? Vediamo, eh. Potremmo dargli una Mystic Water, che aumenta le sue mosse di tipo acqua, ma perché no, dai. Una Mystic Water. Ok, ora cerchiamo un secondo la nostra Velen Puntura, che non mi ricordo in questo momento come viene chiamata in inglese. Sludge Wave no, Sludge Bomb no. Vediamo un po' se la trovo. Per vedere se la posso insegnare al nostro caro Sceptile. Poison Jab, eccola qua, vediamo. No, non è capace, peccato. Però Donphan lo è. Ma sapete che togliamo il Giga Impatto e mettiamo lì Poison Jab? Assolutamente. Perfetto. A questo punto possiamo andare a sfidare Misty. Abbiamo sistemato un po' i nostri Pokémon. Hanno la palestra qui sotto, dove stiamo andando. Qua.
direi di iniziare con Sceptile e farlo mega evolvere subito. Qui abbiamo anche Gyarados. Ah no, aspetta, lei inizierà con Gyarados, quindi Pikachu. E lo farà mega evolvere, tra l'altro. Sicuro. Guardate qua tutti i Pokémon misti. Vai, sfidiamola. Finalmente quindi sei venuto a farmi visita. Permettimi di dimostrarti la mia nuova forza. Va bene, cara Misty. Ah no, lei parte con Staryu. Ok. Allora andiamo di Electro Ball. Bello resistente comunque Staryu, eh. E fa anche parecchio male, ok? Che era un colpo critico, però. Insomma, 20 livelli indietro a momenti. Mi ha tolto mezza vita. Allora, Kazarin. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Sceptile. Kazarin è un soprannome. Dovrebbe essere forse Corsola? No, Ludisk. Ok, action. Vai. Mega evoluto. E Leaf Blade. Perfetto, poi Gyarados. Sì, cambiamo Pokémon e rimandiamo Pikachu. Ora abbiamo già evoluto il nostro Sceptile, già mega evoluto anzi. E lei farà mega evolvere Gyarados, eccola qui. Noi andiamo di Electro Ball, facciamogli comunque un po' di male. E Hurricane mi sa che ci shotta, Pikachu invece no. Ancora Electro Ball allora. Idropompa, questo ce lo ammazza, sì. Addio Pikachu. E possiamo rimandare in campo? Direi mega Sceptile, vai. Mega Sceptile e andiamo di Leaf Blade. Buonissimo. Eccoci qui. Poi Starmie. Lasciamo in campo Sceptile. E andiamo ancora di Leaf Blade. Cioè, fortissimo ragazzi, fortissimo. Ed Azurin infine. Anzi, mi mancano ancora due Pokémon. Ancora Leaf Blade. Ecco qui. E Orsi. Leaf Blade di nuovo. Ecco fatto. Perfetto, è bello vederti ogni tanto. Visita, vieni a visitarmi ancora, assolutamente sì. Ora però andiamo direttamente qui a Zafferanopoli perché andiamo a Johto. Abbiamo finito per adesso i rematch di Kanto per quanto riguarda gli amici di Ash. E andiamo quindi a Johto a trovare un'altra amica di Ash. Vai. E siamo a Goldenrod City, esattamente. Dove dovrebbe esserci, vicino al centro Pokémon. Vediamo un po'. Non sembra essere qui, forse di lì. Eccola lì sopra, vera? La vedete che passeggia? Andiamo a curarci un attimo Pokémon. Ecco qui. Lei dovrebbe iniziare con forse Blaziken. Io andrei di Greninja, per essere sicuri. Ecco fatto. Andiamo a parlare con Vera. Salve Vera. Glacial. Pensavo che stessi viaggiando a Sinnoh. Quindi hai già finito. Wow. Beh, sono rimasta indietro. Puoi mostrarmi cosa hai imparato dall'ultima volta che ci siamo visti? Mi aiuterebbe. Oh, che carina Vera. Ok. Eccola qua, coordinatrice. Che infatti manda in campo Blaziken. Allora, Surf, potenziato anche dalla Mystic Water, e Blaziken ci saluta in un colpo. E in più, Greninja, Battle Bond. Poi, Venusaur, sì, cambiamo Pokémon contro Venusaur e mandiamo... Proverei a rischiarla con Donphan, vediamo un po'. Facciamo sgranchire anche Donphan. E andiamo di Earthquake. Petalo Danza. Un PS mi è rimasto, che culo. Ah, per Stardi, ok, allora non era culo. Vediamo se Donphan riesce a usare il suo Quick Claw per attaccare per primo. Sì, godo! Perfetto. War Turtle. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Sceptile. Sceptile che faremo mega evolvere e usare Leaf Blade. Ok,
poi Glaceon. Cambiamo Pokémon e contro Glaceon mandiamo Heracross. E vai con Close Combat. Perfetto. Infine Beautifly. Cambiamo ancora Pokémon e contro Beautifly mandiamo Greninja. Andiamo di Ice Beam. Super efficace e addio Beautifly. E purtroppo lei non ha dei Pokémon particolarmente adatti alle battaglie. Ha dei Pokémon invece molto più adatti a partecipare alle gare. Ecco qui, e andiamo di Close Combat di nuovo. Abbiamo massaggiato un po' il pancino di quel Munchlax ed è andato KO. Ha imparato così tanto. Lei andrà a studiare appunto le gare qui a Johto per un po' di tempo. Vieni a trovarmi quando vuoi. Ma lo farò, lo farò. Per adesso però andiamo a curarci Pokémon. Ecco fatto. Perfetto. E questa prima parte di questa appunto parte finale extra di Pokémon Fire Ash finisce qui. Nella prossima andremo a sfidare altri amici di Ash, quindi non perdetevela. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!